Buongiorno, sono Alessandro Marconi di pipsfishing.com. In questo breve video vi faccio vedere il template PF Bollinger RSI, cosa indica e come si utilizza. Lo analizzeremo sui nostri cambi e cross e faremo praticamente una breve analisi alla data di oggi, 14 febbraio 2019, per vedere se ci può dare degli spunti di entrata. Ricordo che queste sono opinioni personali, non sono sollecitazioni all'investimento e quindi hanno carattere puramente informativo. Qui c'è il disclaimer. Ma vediamo intanto il grafico. Eccolo qua. Questo è il primo grafico. Partiamo come al solito su euro-dollaro. Allora, i grafici sono in H4. Sono in H4 perché riteniamo sia un time frame un pochino più lento del daily, nel senso che su H4 possiamo fare anche delle operazioni quasi intraday o magari di aprirle la mattina e chiuderle la sera, che ci possano portare anche un discreto guadagno se vanno bene. Allora, intanto vi spiego un attimo l'indicatore. Se lo acquistate c'è anche un PDF sia con la spiegazione del contenuto e del funzionamento. E in più c'è anche una strategia che ora vi spiego un pochino a grandi linee. Praticamente il grafico è aiutato nella visione dalle doppie bande di Bollinger, sono queste qui, che formano un canale superiore e un canale inferiore, come potete vedere. Intanto cominciamo a dire che quando il prezzo è nella parte inferiore del canale, bisognerebbe prendere solo in considerazione entrate short. Invece, quando sale sulla parte superiore, vanno prese in considerazione entrate long. E questo poi c'è i pallini che sono i massimi e i minimi relativi che vengono fuori dal solito indicatore che uso per altri template che funziona molto bene. Poi la parte inferiore c'è l'indicatore di forza delle candele, quello standard, io uso sempre questo perché funziona bene, so leggerlo e dà delle indicazioni abbastanza chiare, perché poi quando l'indicatore passa dalla zona inferiore alla superiore o viceversa, viene evidenziata una barra nera e eventualmente può essere attivato anche un alert a video o anche, mi sembra, ve lo faccio vedere, mi sembra che si possa fare, esatto, anche via email, un alert anche via email, quindi è completo. Indica quindi la forza delle candele, delle singole candele, aiuta a vedere le divergenze se ci sono. E poi ha una soglia inferiore e superiore che significa che quando va oltre questa soglia, come potete vedere anche da queste lunghe candele, che sono situazioni un po' di eccezione, per cui bisogna stare un pochino più attenti e considerare che potrebbe essere una candela a sé stante. Ecco, quando viene superata la soglia in basso o in alto del massimo, di solito c'è un ritracciamento perché sono candele che spingono oltre la media della loro forza. Poi, per finire in basso, abbiamo l'RSI a 7 periodi, contenuto
nelle bande di Bolling a 21 periodi, c'è scritto qua, lo vedete. Questo indicatore, questa fusione di due indicatori è molto utile, diciamo pure che è il cuore del template della strategia, perché ci aiuta a vedere quando l'RSI esce dalle bande di Bollinger, come in questo caso, abbastanza in profondità o anche qua o anche qua, sono situazioni di iper venduto e ipercomprato e sono abbastanza affidabili. Ora non ho fatto il conto della percentuale, ma vi garantisco che quando l'indicatore va fuori e poi c'è il segnale che rientra, confortato anche dall'indicazione di forza delle candele che torna, come in questo caso, verso l'alto, vi assicuro che è un segnale forte e che il grafico lo sente molto, lo sente molto. Allora, vediamo dopo questa breve introduzione di analizzare i grafici che abbiamo qui davanti. Allora, partiamo con l'euro-dollaro. Cosa si deve vedere? Il grafico è nella parte superiore o nella parte inferiore del canale? È nella parte inferiore. L'indicatore di forza è in linea con il trend discendente e anche l'RSI ha importante in questi casi vedere che non sia fuori dalle bande, come per esempio in questo caso, perché quando va fuori dalle bande sopra o sotto un pochino di ritracciamento lo fa. Invece in questo caso abbiamo questa ultima fase che è rimasto nel centro. Qui c'è stato il picco dove è uscito e poi, come vedete dal grafico, è stato ripreso e tirato giù. Ora siamo in una fase, secondo quello che ci dicono gli indicatori, ci dice anche il grafico, in cui potremmo scendere ulteriormente. Qui non tratto supporti di resistenze. Non possiamo vederle con questo grafico, qui trattiamo solo la possibilità di fare operazioni in trend e che non siano in una situazione di ipervenduto o ipercomprato evidenziato dall'RSI e le bande. Poi andiamo su EURGBP, qui c'è ad esempio una situazione neutra perché chiaramente è orizzontale e in questo caso i due indicatori stanno iniziando a indicarci l'alto, la strada verso l'alto, però con un grafico così. In questo caso bisogna tracciare magari una resistenza, aspettare che venga rotta. Quindi c'è sempre l'intervento nostro prima di dare retta a un template e a una serie di indicatori. Però in questo caso gli indicatori di questo template sono più propensi alla salita che alla discesa. Però il grafico è in range, bisogna stare fermi. Andiamo su Euro-Yen. Qui c'è una situazione un po' analoga a prima. Cosa vediamo nel dettaglio? Che qui gli indicatori in basso segnalano come forza una piccola forza short e anche l'RSI è girato in short. Quindi anche se questo grafico è in range e non è bello da tradare, se dovessi scegliere una direzione da prendere, prenderei la direzione short. Andiamo su Eurocard. Qui c'è una situazione più chiara e praticamente simile all'euro-dollaro, al primo che abbiamo visto. Abbiamo le candele nella parte inferiore del canale di Bollinger, abbiamo la forza delle candele negativa e abbiamo l'RSI che sta puntando verso il basso. Qui
c'è da stare un pochino più attenti che all'euro-dollaro perché siamo a ridosso della fascia inferiore, per cui però potrebbe, vista la forza delle candele, anche se non sono molto grandi queste, a dir la verità, vedete, hanno l'ombra abbastanza marcata, queste due sono, le ingrandisco, sono molto piccole, quindi è una fase di indecisione. Però anche qua, dovessi dare una direzione da cercare di cavalcare, la darei short. Poi vedete, dobbiamo integrare questa analisi con i supporti e le resistenze, perché se facciamo così vediamo che siamo in un punto piuttosto delicato, per cui c'è da integrare l'analisi, però il segnale del trend è questo template lo dà abbastanza chiaramente. Euro UD, allora qua c'è una situazione di trend chiaramente short, però la forza c'è del trend short, però in questo momento stiamo correndo fuori dalle bande inferiori già da un bel po', per cui qui sarebbe più da aspettare l'inizio di un rimbalzo verso l'alto e aspettare che faccia magari una candela nera di inversione di direzione della forza. E se la fa nel frattempo, come in questo caso, l'indicatore RSI rientra verso l'alto nelle bande e abbiamo un bel doppio segnale. Andiamo sul cable. Il cable sta scendendo, c'è poco da fare, sta scendendo e basta. Qui non siamo sotto al minimo della banda di Bollinger dell'RSI, quindi qui siamo solo negativi. L'unica tensione c'è perché qua c'è la ex resistenza, che potrebbe, questa linea qua, potrebbe un pochino rallentare il prezzo, però se dobbiamo al solito scegliere una direzione, dobbiamo pensarla solo short. Andiamo su sterlina yen piatta, qui ha dato un segnalino di inversione, però la forza è molto molto bassa delle ultime candele, per cui non la prenderei ancora in considerazione. Le bande sono orizzontali, niente da fare. Sterlina franco svizzero, stessa configurazione, anche se qui c'è da dire che ha superato la banda inferiore, potremmo aspettare la chiusura fuori dalla banda superiore, cioè nell'area inferiore, e potremmo pensare, se succede, di orientarci verso entrate short. Però solo se chiude alle 11, perché ora sono le 9:53, alle 11 chiude la candela, se chiude sotto la metà della fascia. Andiamo oltre. USBJPY, questo sta salendo, le candele non sono grandissime, però qui sta salendo, poi con l'analisi successiva dei supporti e delle resistenze vedremo se uno potrebbe ancora entrare, però il trend è in piena forza rialzista e basta, qui non c'è da dire altro. USD CAD, qui la situazione è un pochino più movimentata. Abbiamo questo swing segnalato, vedete, da quando è uscita l'RSI dalla banda
l'ha fatto rientrare, anche se non di molto, perché il trend a questo punto era ribassista. È stato rispettato la metà delle bande, poi c'è stata qui un'inversione, siamo passati dalla parte sopra, siamo corsi lungo il bordo della banda di Bollinger. Ora c'è un momento di ripensamento. Questo potrebbe essere, o meglio, gli indicatori ci dicono che dovrebbe essere, salvo prova contraria, un ritracciamento di questo trend long. Per cui gli indicatori sono orientati al rialzo, sia questo che questo. Quindi qui oltretutto abbiamo ancora strada per raggiungere un picco di RSI come questo, per cui questa potrebbe essere una buona occasione di un'operazione long, però c'è da aspettare, ricordiamoci sempre, di aspettare che la chiusura della candela sia superiore alla linea di mezzo della banda di Bollinger. Allora potremo entrare con un po' più di sicurezza. USDCHF che è positivo da un bel po', abbiamo superato eccolo qua, superato il livello di parità, ora siamo a 1,0088 e anche qua è solo rialzista il grafico. Non siamo in un punto di ipercomprato, quindi qui dobbiamo vederla per ora. Da questo template solo long. AUD USD, qui è una fase di credit range e questi gli indicatori non ci dicono niente e sono incerti, quindi questo grafico per ora va lasciato stare. Il GER, cioè il DAX, saltiamolo perché non ha inserito questo indicatore, invece ce l'ha inserito l'oro, gold, che è in una fase di credit range molto molto evidente e siamo attualmente da tre candele nella parte inferiore, abbiamo avuto questa bella candela che ha lasciato la parte superiore delle bande e si è spinta sotto, potrebbe questa chiudere sotto questo livello di minimo e potrebbe essere un segnale che l'oro vuole iniziare a scendere. Gli indicatori sono già in rosso, sono già nella parte inferiore e anche questo chiaramente. E come estremità dell'RSI abbiamo ancora un po' di scraga da fare, quindi una volta rotto, ripeto, il livello magari questo e chiusa la candela delle 11 sotto oppure quella successiva delle 15, perché se non lo rompe ora da aspettare, potremmo avere la conferma che vuole scendere il gold. Finiamo con il petrolio. Il petrolio è in salita, in salita piena, vedete anche voi, parte superiore delle bande, forza totalmente rialzista e RSI che corre sulle bande. In questo caso dobbiamo stare attenti ai livelli di resistenza, quello è un'analisi successiva da fare, ma in questo template il petrolio è da considerare solo in buy long. Io ho finito e vi saluto e spero che questo video vi sia stato utile, sia che abbiate lo strumento sia che non lo abbiate ancora, perché questo template è uno dei più semplici, ma è uno dei più anche efficaci per fare operazioni. Ciao, alla prossima, da Alessandro.